Centinaia di persone hanno rivolto questa mattina l'ultimo commosso saluto a Flavio Gagliardini, lo sfortunato calciatore 35enne morto martedì scorso a seguito di un malore sul campo del dopolavoro ferroviario. A rendere omaggio al bomber civitavecchiese in tantissimi, non solo appartenenti al mondo sportivo locale, che hanno letteralmente riempito la cattedrale e il suo sagrato, tanto che la polizia locale ha dovuto bloccare la circolazione nel tratto di strada antistante la chiesa. All'uscita della bara della cattedrale, la folla ha tributato a Gagliardini un lunghissimo applauso tra una composizione di palloncini nero-azzurri a forma di 9, il numero che il calciatore ha indossato per gran parte della sua carriera, e un palloncino a forma di grosso cuore con una dedica speciale da parte della moglie, la pallanuotista Venere Tortola, che ha rivolto inoltre al marito un ultimo straziante messaggio d'amore. Sulla stessa bara uscita dalla cattedrale, sulle note di una canzone di Eros Ramazzotti, oltre a una sciarpa del Civitavecchia Calcio, gli amici hanno posto una grande bandiera nerazzurra, mentre il gruppo dei tifosi della gradinata popolare ha esposto un grande striscione con la frase «Che splendore quelle corse sotto al settore! Ciao, capitano!». Presente, oltre ai tesserati di molte società sportive locali e a diversi rappresentanti istituzionali, anche tantissima gente comune che ha voluto tributare a Flavio Gagliardini un ultimo lungo saluto. Il pubblico è sempre, soprattutto chi a Cirecchi, è sempre calorosissimo. Noi dobbiamo solamente ringraziare questa gente che ci viene a sostenere, nonostante la situazione di classifica non sia delle migliori. Per te. Non ci sono davvero parole per descrivere quello che è successo martedì scorso con l'addio da parte di Flavio Gagliardini durante gli allenamenti con la CSL Soccer. Il minimo che poteva fare Sport Time in questa puntata è dedicare la copertina al bomber numero 9 della Civitavecchia. L'abbiamo visto nelle immagini con i suoi gol e le sue esultanze con la maglia della Civitavecchia. Iniziamo questa nostra puntata così, insomma, in un modo diverso rispetto alle altre volte, visto, insomma, quanto accaduto in settimana. Parliamo però, insomma, di sport anche in questa puntata della nostra trasmissione di approfondimento sportivo. Parliamo di calcio nella prima parte, nella seconda parte invece della trasmissione daremo spazio a tutti gli altri sport con tutti i risultati della fine settimana sportivo, partendo dalla pallavolo, al rugby, al basket, al windsurf, insomma, e tanto altro, con tutte le interviste che abbiamo realizzato sui campi. Come detto, parliamo in avvio di questa puntata di calcio. Ci è venuto a trovare in studio l'allenatore della compagnia portuale Civitavecchia, l'allenatore Massimo Castagnari, scusate, non mi veniva il nome. Buonasera Massimo. Grazie dell'invito. C'è al suo fianco Dario Curcio. Ciao Dario, ben ritrovato. Ciao Antonio, buonasera a tutti. Massimo, le prime parole, insomma, l'abbiamo detto anche a microfoni spenti, abbiamo visto le immagini di copertina che abbiamo dedicato a Flavio Gagliardini. Non ci sono risultati, non c'è classifica, non c'è nulla di fronte a questo. Sì, diciamo che è stata una settimana dura, ma non soltanto per noi, penso per tutte le associazioni sportive che hanno avuto la fortuna praticamente di annoverare tra le proprie file un ragazzo come Flavio. Quindi, come già detto in copertina, non c'era solo un mondo sportivo, ma c'era veramente un mondo alle segue di questo ragazzo, un ragazzo che sicuramente ha fatto tanto, non soltanto nel calcio, ma anche a livello umano. Io dico soltanto, ecco, che tutte le parole già sono state spese. Io dico soltanto che nel momento in cui succedono queste cose nella vita, io dico che si possono perdere degli amici, si possono perdere mogli, fidanzate, ma io penso che un genitore non potrà mai accettare la perdita di un figlio.
Torniamo a parlare di calcio, non è facile, insomma, dopo aver visto queste immagini per alcuni tratti anche belle nel ricordo del bomber della Civitavecchia Flavio Gagliardini, e torniamo a parlare di Compagnia Portuale nello specifico, una vittoria dedicata tra l'altro dalla CPC proprio a Flavio Gagliardini, quella ottenuta mister contro il Santa Marinella al Fattori ieri per 4-0, una vittoria netta, insomma, un modo per ricordare Flavio anche nel migliore dei modi, un risultato molto netto. Che partita è stata? Ma sicuramente, come tutte di questo campionato, tutte le partite sono difficili. È normale che farlo sul campo nostro ci dà un vantaggio più per il sistema di gioco che noi adottiamo. Certamente non abbiamo fatto un primo tempo domenica, poi può essere un pochettino dovuto a tante cose. Il secondo tempo invece, diciamo, siamo entrati col piglio giusto e abbiamo, dico meritatamente, preso i tre punti con quattro cose, poteva fare anche di più. Onore a un avversario che si è battuto fino alla fine, a cui vanno anche loro i meriti, anche perché è una squadra che deve togliersi rapidamente da quella classifica, c'ha tutti i mezzi, l'allenatore per farlo. Però c'è da dire che io già ho detto che questa partita, vedi Santa Severa, Ronciglione e compagnia, sulla carta doveva essere un turno transitorio in cui tutte dovevano praticamente sulla carta conquistare i tre punti. C'è stato questo scivolone del Santa Severa, un pochettino inaspettato, però io dico che vedendo il campionato la cosa importante non è soltanto guardare il Santa Severa e il Ronciglione, l'importante è cominciare a distanziare le altre, rimanere il meno possibile squadre che puntano al campionato, perché questo mese di novembre poi noi ci avviciniamo alla riapertura del mercato e quando ci sono tante squadre che si giocano praticamente i primi tre posti, è normale che qualcuno che ha la possibilità può intervenire al mercato e magari stravolgere quelle che poi sono i pronostici attuali. Leggiamo i risultati della settima giornata del campionato di promozione. Aranova Viva Calcio 3-0, con la vittoria della Compagnia Portuale Civitavecchia nel derby col Santa Marinella per 4-0, con Coneo Tarquinia San Lorenzo Nuovo 1-1, Guardia di Finanza Pescatori Ostia 3-1, Olimpia Fiumicino 1-1, successo interno del Palocco che batte la Dispoli per 2-1, schiacciante il successo del Ronciglione United che ha battuto per 6-2 il Football Club, Santa Severa che perde, come diceva anche mister Castagnari, a sorpresa in casa contro il Città di Cerveteri per 2-1, successo esterno molto netto del Monte Spaccato che supera per 5-0 la Virtus Calcio Bolsena. Per quanto riguarda la classifica, in testa Compagnia Portuale Civitavecchia e Ronciglione United con 18 punti, Guardia di Finanza con 16, Santa Severa 15, Aranova e Monte Spaccato 14, Città di Cerveteri 13, la Dispoli 12, Fiumicino 11, San Lorenzo Nuovo 10, e poi a scendere con il Pescatori Ostia, Olimpia, Corneo Tarquinia, Palocco, Football Club, Virtus Bolsena e Viva Calcio, fino ad arrivare al Santa Marinella che chiude la classifica con un solo punto. Dario, detto mister Castagnari, partita diciamo così dubbia, perché diciamo così in sospeso per il primo tempo, però poi nella seconda la CPC ha meritato ampiamente di meritare questo successo. Sì, mi è sembrata un po' la stessa partita che la CPC aveva fatto col Fiumicino. Nel primo tempo ha un po' sofferto, anche se poi il Fiumicino è una squadra più forte rispetto al Santa Marinella, però anche ieri il Santa Marinella nel primo tempo si è difeso bene, ovviamente poi non ha creato niente di che. Però la CPC ha un po' faticato in quel primo tempo, anche se poteva sbloccare poi il risultato sul calcio di rigore che ha fallito Loiseau. Poi nel secondo tempo, dopo il gol di Elisei arrivato nei primi minuti del secondo tempo, non c'è stato più nulla da fare per il Santa Marinella. La CPC ha giocato il calcio che doveva giocare e quindi ha ampiamente meritato la vittoria. Non era facile, perché è vero che il Santa Marinella aveva solo un punto, però dopo quel primo tempo non era poi così facile ottenere una vittoria contro una squadra che si chiudeva bene. Mister, possono essere tipiche partite, insomma, rognose, che non si riescono a sbloccare, magari si innervosisce un po' troppo e non si riesce più a trovare, insomma, il gioco? Ma io dico che quando sei bravo tutti ti guardano, tutti ti studiano e tutti prendono le contromisure, quindi è normale che quando sei lì davanti vince la compagnia o vince con Ronciglione o con Santa Severa, è normale che triplica le forze dell'avversario, è normale che tutte le partite saranno così,
Io dico che questo è il campionato, stanno difficile, e se vogliamo veramente vedere bene i valori di questo campionato lo vedremo nelle prossime tre partite, in cui ci saranno numerosi scontri diretti, in cui potrà succedere che qualcuno tenta la fuga o ci sarà una grossa ammucchiata lì in vetta. Sì, sono d'accordo sui prossimi turni, infatti stavo vedendo il calendario poco fa. La CPC ha secondo me la possibilità di allungare un po', forse insieme al Ronciglione, CPC che adesso avrà in trasferta il Viva Calcio e poi in casa il Pescatori Ostia, poi di nuovo in trasferta la Guardia di Finanza, quindi sono due o tre partite in cui secondo me la CPC e un'altra squadra almeno di quelle che sono tra le prime cinque potrebbe allungare un po' la classifica. Prossime tre partite importanti per quello che abbiamo visto finora, mister, giusta la classifica? Sono queste le forze con cui dovrete fare i conti in questa stagione? Sì, diciamo che per me la classifica rispecchia quelli che sono i valori in campo, anche perché noi è vero che abbiamo vinte tutte, però abbiamo perso meritatamente a Monte Spaccato. C'è da dire con Ronciglione che ha perso a Corneto, ma il Corneto, nonostante abbia diversi assenti, fa risultato col Monte Spaccato, fa risultato con altre squadre lì di vertice. Quindi alla fine, quando vai fuori casa, vedendo anche Ronciglione la settimana scorsa, ha vinto al 92esimo a Palocco, squadre che stanno a due punti in classifica. E quindi ogni partita ha la sua storia. Poi questo è un campionato in cui non sempre giochi sul velluto, la fortuna è giocare su campi in cui puoi esprimerti con le tue doti tecniche, ma anche su campi in cui molte volte ci vogliono altri attributi e altre strategie per portare sempre a casa tre punti, perché se vuoi vincere è normale che devi prendere il massimo da ogni partita. Noi l'affrontiamo con calma, cercando di mantenere il più possibile la rosa dei giocatori sempre a disposizione del tecnico. Fino a questo momento ci stiamo riuscendo. E sicuramente una cosa che mi piace far notare è che vedo sempre più persone che ci stanno seguendo al Fattori, c'è un gruppo di ragazzi a cui vanno i miei complimenti, che ci seguono costantemente anche in trasferta, quindi sarà la nostra forza, ecco, e il nostro entusiasmo e soprattutto i risultati a portare sempre più tifosi, anche un po' per curiosità, no? A vedere questa squadra che fino ad ora sta facendo bene. Non sempre si possono mettere in mostra le doti tecniche, perché le doti tecniche, mister, sono indiscutibili per questo campionato, no? Da parte della CPC. Sì, però diciamo che noi siamo bravi se esprimiamo il nostro gioco, però quando vai a giocare su campi stretti di terra è normale che lì, se vai a giocare a calcio, non arrivi a casa con punti in tasca, quindi devi saper leggere le partite. Sicuramente forse l'unico neo che noi abbiamo è di non avere il famoso molosso davanti che possa permetterti un attimino di sfruttare, come anche domenica, vedi il Santa Marinella che saltava costantemente il centrocampo e cercava Bastianelli sulle varie sponde spizzate per fare entrare il bevacqua, il ferro. E quindi è normale che dobbiamo sfruttare altre caratteristiche, forse anche altri moduli, però con tutto rispetto di tutte queste piccole difficoltà, io penso che la CPC possa fare bene quest'anno, spero non soltanto in campionato ma anche in Coppa. Dario? Sì, volevo parlare un po' dei singoli. Ti aspettavi un Elisei così ben inserito nel gruppo e soprattutto goleador, perché se non sbaglio ha già fatto 5 gol. Ma Elisei per me non sta facendo bene, per come la vedo io doveva fare. Dovrebbe fare ancora meglio. Dovrebbe fare 12-13 gol, come dovrebbe fare la Rosa, Luiso, Ruggero, perché noi ogni partita creiamo tanto. È normale che avere davanti questi quattro ragazzi, e non dimentichiamo Yamani, che penso sia uno dei giovani più promettenti del panorama nostro qui a Civitavecchia, quindi avere un reparto così importante ti permette di variare i giocatori nei ruoli, nel modo di giocare, negli atteggiamenti. È normale che quando ha giocatori del genere mi posso permettere, ecco, vedi partite come domenica a San Lorenzo, anche ieri, di avere la fortuna di ruotare anche gli altri, perché è inutile dire di avere più titolari se poi costantemente li tieni in panchina. Quindi sto facendo in modo di far ruotare tutti i giocatori per dargli entusiasmo e portarli alla settimana prossima, in cui cominceremo poi i doppi appuntamenti con la Coppa,
e lì si vedrà un attimino la forza della CPC. Ecco, ci puntate? Sì. Allora, sì, noi ci puntiamo, perché è normale che chi fa, per dire, Ronciglione è uscito dalla Coppa, e io dico che gestire 15 grandi di quella importanza, io dico che per Ronciglione era più importante averla, no? Ti fa sentire importante, e soprattutto è sempre una porta aperta per salire di categoria, perché molte volte quando arrivi alla fine della Coppa Italia, molte volte non è che si sale soltanto perché la vinci, molte volte trovi squadre che hanno vinto magari il proprio campionato, e magari arrivare alla fine molte volte, ecco, è una possibilità in più per ottenere quello che quelle 6-7 squadre nel nostro girone stanno cercando disperatamente, mettersi in mostra e salire di categoria. Dai. Quanto ti fanno piacere, mister, i soli 6 gol subiti dalla CPC, di cui 3 dal Monte Spaccato, che fanno di voi la seconda miglior difesa del campionato? Ah, io dico sempre che, per dire, no, è meglio vincere 4-0 che 6-2 come ha fatto Ronciglione, perché per me è più importante non prendere gol. È normale che quei 3 gol che abbiamo subito erano tutti su calcio di rigore, e 3 le abbiamo presi in una partita a Monte Spaccato. E io guardo non tanto i gol fatti quanto i gol subiti. Noi abbiamo, mi sembra, la seconda miglior, sì, difesa del girone. La prima è la Ranova. La Ranova, 4 gol subiti. E quando vedi 4 gol subiti, sicuramente quando affronta un avversario già sai che devi dare il massimo per scardinare magari una difesa che sta facendo bene. Io dico sempre che per vincere i campionati prendere pochi gol ti dà tante possibilità di salire. Sempre per quanto riguarda la difesa, non avete a disposizione per un po' di tempo Borriello, ieri è uscito Parla, tornerà in breve tempo? Ma io penso che Manuel abbia avuto un problema muscolare da stress, per come la vedo io. Pure lui ha vissuto una domenica difficile. Io non penso che sia un infortunio grave. Se come penso io, penso che domenica Parla starà regolarmente a campo. Mister, con Monte Spaccato avete forse fatto la peggior partita di questo inizio stagione, perso per 3-0, ecco, poteva essere una partita difficile da mandare giù, insomma, per voi. Invece la risposta, la reazione c'è stata da parte dei tuoi ragazzi. Merito tuo, merito dei ragazzi? Ma io dico che quando uno vince sempre ha poco da imparare. Se uno perde ogni tanto sono quei piccoli insegnamenti che poi ti fanno assaporare ogni giornata il gusto della vittoria. Quindi ogni tanto tornare con i piedi per terra fa bene. Io dico che noi abbiamo fatto una delle peggiori partite del campionato, come penso il Monte Spaccato una delle migliori. Ma come dico, qui ogni partita è difficile. E le prossime partite, ecco, la diranno lunga su quello che sarà l'andamento del campionato. Che clima c'è? Sia nello spogliatoio, ma anche, insomma, con il presidente, insomma, che sappiamo, insomma, la voglia di conquistare questa promozione, un sogno che sta inseguendo ormai da un po' di tempo. Sì, diciamo, il nostro presidente non è che lo vada a spiegare io che persona è una persona che vive il calcio 24 ore su 24. Già alle 2:30 del pomeriggio ci siamo lasciati all'1:30 al campo, già mi sta richiamando per vedere la prossima settimana, la trasferta, i particolari. È un appassionato che insieme a suo figlio Patrizio dal piccolo stanno costruendo qualcosa di importante. È normale, con l'appoggio del nostro presidente Enrico Luciani, che attraverso, ecco, queste sinergie di queste persone e tanti appassionati che stanno in altri ruoli, si sta cercando di costruire un sociale per quello che è la nostra realtà. Io dico che la compagnia è composta esclusivamente da ragazzi di Civitavecchia, tolto qualcuno del circondario, l'Elisei o il Sacripanti di Arquigna, il Marani di Canale Monterato. Però io penso che la fortuna è tutta lì, che ho giocatori che possono permettersi tranquillamente dopo la partita andare a mangiarsi una pizza la sera insieme e tornare dopo 5 minuti a casa. Mister, c'è un po' di pressione su di lei, insomma, visto che il presidente l'ha scelta anche per ottenere questo traguardo che sfugge alla CPC da qualche anno?
Ma io dico che il campionato vince Castagnari. Io ho la fortuna di avere un collaboratore che ci hanno pochi, che è Massimiliano De Luca, che è un ragazzo che, con cui ho giocato insieme per 10 anni alla Strea, un ragazzo che ha fatto il professionista, che ha fatto adesso il secondo fino all'altro anno allenatori come i vari Rambaudi e altri. Quindi un ragazzo d'esperienza che insieme a me compone uno staff, insieme a Massimo Izzi, che è importante penso per la categoria, perché hai la fortuna di controllare magari con più tranquillità alcuni particolari che molte volte quando sei preso dal lavoro ti possono sfuggire, che è l'aspetto magari del vedere se qualcuno magari c'ha qualche problemino magari mentale, qualche problema personale, perché poi alla fine non conta solo fare schemi o diagonali. Io dico che un allenatore deve rendersi conto di tanti piccoli dettagli che poi alla fine fanno risultato alla domenica, perché io penso che il giocatore ti rispetti per la persona che sei, non perché sei un bravo allenatore. Se tu meriti rispetto, i giocatori ti danno tanto. Che sbagli o indovini, non è importante quello. Quando c'è rispetto dei giocatori verso uno staff, verso un allenatore, difficilmente poi i risultati non vengono. Dario. Sì, voglio ritornare un attimo a quest'estate. Si diceva che Castagnari era in bilico tra CPC e Civitavecchia. Cosa c'è di vero in queste voci? Oppure tu sei stato sempre vicino alla CPC e mai al Civitavecchia? Qual è la verità? La verità è che sono stato vicino a tutte e due. È normale che se non sono diventato l'allenatore del Civitavecchia perché ci stanno delle situazioni all'interno che non potevano permettersi, ecco, magari di avere una figura come la mia, perché sappiamo i problemi che la società sta attraversando in questi anni. Vuoi non vuoi, uno può criticare tanto, però gli sforzi da queste persone sono tanti. Dispiace vedere quando le cose vanno male, perché non è che noi godiamo dei mali del Civitavecchia, ci mancherebbe. Sicuramente la compagnia è stata la squadra che forse con più insistenza mi ha cercato e forse è stato quello, diciamo, che poi mi ha dirottato verso una scelta che fino adesso mi sta ripagando. Che l'ha convinta un po' di più, diciamo. Non c'è niente, insomma, relativo al passato per quanto riguarda la sua scelta di non tornare a Civitavecchia. Ma io a Civitavecchia sono stato benissimo, anche perché poi quell'anno, nonostante poi, non è che abbiamo fatto un campionato a Civitavecchia, deve fare il campionato che sta facendo stando la Dispoli. È normale che siamo partiti da zero, le difficoltà le abbiamo fatte diventare il nostro morale, il nostro fare gruppo, l'abbiamo trasformato praticamente in punti di forza, e come dovrebbe essere anche quest'anno, no? È normale che si è partito col Civitavecchia quest'anno nel migliore dei modi, è stato un po' un calo, la vittoria di Fiumicino sicuramente ha galvanizzato l'ambiente, anche domenica c'è stata un'ottima prestazione, perché andare alla Dispoli e perdere al 91esimo sul rigore che poi dicono che c'era o non c'era, quindi sicuramente un'altra grande prestazione a parte il Civitavecchia, che deve mantenere la categoria togliendosi delle belle soddisfazioni, quindi io a loro auguro le miglior fortune e speriamo quest'altro anno di trovarsi nella stessa categoria. Sarebbe bello dare un bel derby Civitavecchia CPC. Sì, quando ci stanno questi derby molte volte sono quei derby che dividono gli appassionati, no? Perché io penso che ci siano tante persone che vogliono bene a Civitavecchia, ma vogliono bene anche alla CPC, perché come dicevo, nelle nostre file il 90% è fatto soltanto da ragazzi locali, quindi prima di parlare di questo pensiamo al quotidiano. Castagnari lo dividiamo a metà va al Civitavecchia e metà alla compagnia portuale. Certo. Dario, parlando del Civitavecchia invece, per quanto riguarda il campionato di eccellenza, siamo partiti dalla promozione ovviamente, abbiamo in studio l'allenatore della CPC Massimo Castagnari. Arrivata questa sconfitta di cui ha già parlato il mister in casa della Dispoli per 1-0, una sconfitta che è arrivata però nella finale su un calcio di rigore che non c'era, lo possiamo dire? Amici ha detto non c'è. Io ho rivisto le immagini, anche secondo me quello non è assolutamente rigore, soprattutto non è un rigore che si dà al 90esimo, secondo me
al 90esimo si danno solo quei rigori netti. Questo è stato più, secondo me, l'attaccante che si è appoggiato sul difensore che il contrario. È stato bravo ed esperto l'attaccante della Dispoli, però sicuramente il Civitavecchia meritava di uscire dalle Dispoli con un punto, perché ha fatto la partita che doveva fare, ovviamente difensiva, perché la Dispoli è una delle migliori formazioni del campionato di eccellenza, e il Civitavecchia aveva anche qualche assenza come quella di Sorrentino, è rimasta anche in 10 per l'espulsione di Imbaglie, però si è difesa con ordine, ha sì sofferto ma nemmeno più di tanto, e quindi meritava di uscire con un punto. Peccato, però anche una sconfitta alla fine non cambia molto per il Civitavecchia, sono altre le partite che il Civitavecchia deve cercare di vincere o dove almeno conquistare qualche punto. Risultati della nona giornata del campionato di eccellenza: Atletico Vescovio Fregene 3-2, Fontenuova Almas Roma 1-0, 3-3 tra la Sabina e Montecelio, 1-0 della Dispoli appunto sulla Civitavecchia, 4-2 del Monterotondo sulla Grifone Monteverde, Vigolo Accovendente che batte Montefiascone per 2-1, Cregas Città di Pallombara che spugna per 3-0 il campo della Tor Sapienza, vittoria interna dello Sporting Città di Fiumicino sulla Boreale e successo esterno della Nuova Monterosi sul campo della Tolfa per 2-0. In classifica la Dispoli a quota 22, Nuova Monterosi 19, Vigolo Accovendente, Città di Fiumicino, Tolfa con 17 punti, Atletico Vescovio 16, la Sabina con il Cregas, Città di Pallombara a quota 15, Almas Roma 13, Boreale e Montefiascone insieme alla Civitavecchia con 12 punti, Fontenuova 11, Procalcio Tor Sapienza 10, Fregene e Montecelio 7, Monterotondo 3, Grifone Monteverde 1. Mister, è difficile vedere una Civitavecchia così basso in classifica, vicino abbiamo in realtà come lo stesso la Dispoli, ma come anche la Tolfa, che invece viaggia con ritmi diversi rispetto a quelli dei nerazzurri. Ma io dico che adesso un pochettino pure il calendario che fa la classifica. Sicuramente per me la Dispoli e Sorianese hanno un qualcosina in più, perché io mettevo anche il Fiumicino, poi sono tutte squadre che abbiamo incontrato in precampionato, però con tutto rispetto per il Fiumicino penso che ci abbia un qualcosina ancora da rodare per diventare una grossa squadra, perché non è che si vince soltanto con i buoni giocatori, si vince anche con una grossa società, con un allenatore che è abituato a vincere. Ci stanno tante situazioni che praticamente poi fanno risultato. Io di quelle che ho incontrato, forse a livello di parco giocatori, il Monterosi ha qualcosina in più, però la Dispoli lo vedo più una squadra quadrata che sa quello che vuole, e se riesce a ottenere questi risultati, perché per come la vedo io è una squadra che arriverà fino alla fine, penso che sia quella la candidata per vincere il campionato. Forse l'unico neo potrebbe essere il campo, che non gli fa esprimere il vero potenziale che quella squadra ha a disposizione. Mister, a livello di organico però Civitavecchia non è messo male, si può fare qualcosa in più secondo lei con quello che ha a disposizione Alessandro Amici? Io dico, l'ho già detto in altre sedi, io quando ho visto il Civitavecchia ai nastri di partenza, io ho detto che il Civitavecchia quest'anno avrebbe fatto un grosso campionato, perché a livello di parco giocatori di grandi, i giocatori grandi per me erano, se magari qualcuno è andato via, e quelli che ci sono tutti di categoria, forse qualcosa in più, tutti bravi. Poi come dico, i giovani a Civitavecchia non mancano, c'era uno staff che per me conosce la categoria a menadito, ci sono persone in società che sono preparate per questa categoria. Visto che il Civitavecchia non era partito per vincere, io dico che l'accreditavo per stare tra le prime cinque. E poi non dimentichiamo che Civitavecchia è l'unica piazza per me importante di questa categoria, con tutto rispetto delle altre. Il pubblico di Civitavecchia, quando le cose vanno bene, è il 20° giocatore in campo, no? Il 12°. Quindi io spero che non si spenga questo entusiasmo, che domenica, quando si arrivava a questo trittico, no? Si parlava di Fiumicino, la Dispoli, Acqua Pendente, quando c'era stato un momento negativo, chissà quanti punti prenderà Civitavecchia. Per me queste due partite, se ieri finì in pareggio, due partite, quattro punti. Per me Domeo l'Acqua Pendente se la può giocare tranquillamente alla grande, quindi basta poco per rimettersi in corsa, e spero che domenica, ecco, Civitavecchia possa riprendersi, e basta poco per rimettersi in carreggiata. Dai,
Sì, per quanto riguarda il Civitavecchia, a dicembre farà sicuramente qualcosa nel mercato. E infatti volevo chiedere al mister se la CPC invece farà qualcosa a dicembre. Diciamo che noi siamo una realtà particolare rispetto agli altri. Noi andiamo piano piano, ma non piano piano perché stiamo dormendo. È normale che noi... Anche il carro armato va piano. Certo, però è dura di buttarlo giù. Esatto. Io dico che noi stiamo cercando di potenziare il grosso organico che abbiamo a disposizione per la categoria. Io dico che non c'è, c'è un allenatore che diceva sempre che la domenica si gioca in 11, no? E anche gli avversari, anche se più bravi, hanno sempre due braccia e due gambe. Quindi io dico che per me la rosa a disposizione che ho è la migliore che poteva avere, anche perché qualche giovane già lo conoscevo, qualche grande come parla, come Elisei, come vediamo i Sacripanti, questi sono giocatori che ho avuto la fortuna di allenare, si sono integrati benissimo in un gruppo che non dimentichiamo negli ultimi anni ha sfiorato sempre la promozione. E sicuramente questa squadra, se avesse giocato nei gironi degli anni passati, sicuramente avrebbe fatto ancora qualcosa in più. Quest'anno sicuramente è più dura, ma molte volte quando è più dura c'è più gusto poi a fare bene. Presutti qualche mese fa, qualche settimana fa, non ricordo, ha detto che vuole fare di te il Ferguson della CPC. Vuol dire che resterai alla CPC 25-26 anni? Ma io ci rimango pure 28 anni sui campo. Però sicuramente... O che magari conquisterai qualcosa di importante. Ma io dico, la CPC è una società emergente. Tutto quello che dice mantiene, e già questa la dice lunga su quello che è la forza della CPC. Da noi non ci stanno praticamente cifre astronomiche, ci sono dei piccoli rimborsi, ma piccoli rimborsi veri, perché molte volte uno a inizio campionato, tra i giocatori si parla, no, no, io prendo quello, io prendo quell'altro. Io dico che si prendono quando si arriva a fine campionato, poi si fa la conta di quello che uno ha veramente preso, perché poi è normale. Noi siamo tutti ragazzi che non ci abbiamo spese, io finisco l'allenamento, 4 minuti sto già a tavola, quindi penso che per un allenatore allenare nella propria città è difficile perché ti va a scontrare magari molte volte cioè nel senso che l'allenatore è un uomo solo nelle proprie scelte e indipendentemente molte volte quando trovi ragazzi che già conosci, conoscenze o storie, l'allenatore deve andare dritto per la propria strada e pensare a quello che è il bene della squadra. Quindi molte volte può farti anche delle inimicizie, però io dico che è bello allenare a casa quando poi ottieni risultati. Siamo giunti al termine della nostra chiacchierata con il tecnico Massimo Castagnari. Grazie mister, in bocca al lupo per il futuro in questo campionato. Grazie a voi, grazie a voi. Dario, ti chiedo invece di restare in studio, leggiamo solamente il risultato per quanto riguarda la prima categoria. La San Pio X continua purtroppo a perdere, sconfitta interna contro l'Indomita Pomezia, capolista del campionato, per 5-1. Noi ci fermiamo per un attimo prima di entrare nella seconda parte della nostra trasmissione, torniamo a parlare di compagnia portuale, ci andiamo a vedere l'intervista che abbiamo realizzato al termine della partita tra CPC e Santa Marinella, intervista realizzata a Bevilacqua. Con Marco Bevilacqua parliamo dell'ennesima vittoria della CPC, una vittoria larga, la CPC meglio nel secondo tempo che nel primo, sei d'accordo? Sì, sapevamo di affrontare una squadra che veniva qua a difendersi fino a quando poteva. Nel secondo tempo abbiamo aumentato subito i ritmi e grazie al gol di Andrea gli spazi si sono subito aperti e abbiamo controllato, gestito e chiuso la partita in breve tempo. Ecco, tra le notizie positive c'è il fatto che rimanete primi in classifica, invece tra le notizie negative l'infortunio a Parla, speriamo non sia nulla di grave, sai qualcosa tu? No, ha avuto un problemino, speriamo che in settimana recupera, visto anche l'assenza di Fabrizio, ma siamo una rosa, abbiamo una rosa ampia e la gente in parole non ci manca, quindi recupererà presto in tranquillità. Noi potevamo fare poco o nulla, se non ricordarlo in questo modo, con una vittoria e donando quel poco che abbiamo e tutto l'affetto dimostrato anche venerdì al funerale. Purtroppo ci lascia una persona a cui noi eravamo legati in modo enorme. Lo ricorderemo sempre nel migliore dei modi e è l'unica cosa che possiamo fare. Ecco.
Eccoci rientrati in studio, abbiamo salutato il mister Massimo Castagnari, il tecnico della CPC, non Dario Curcio che invece è rimasto in studio perché dobbiamo parlare ancora di tanti argomenti in questa seconda parte della trasmissione Sport Time. Parleremo di pallavolo, di basket, rugby, calcio a cicchio, ma anche di windsurf perché i ragazzi sono tornati da Abu Dhabi dove hanno partecipato alla finale di Coppa del Mondo e quindi arriveremo nel finale a parlare anche di windsurf, ma adesso iniziamo parlando di basket, Dario, perché è arrivata la quinta vittoria in altrettante partite per la Stemar 90, un risultato incredibile da parte dei ragazzi di Coach Bondi, neopromossi, ricordiamo, nel campionato di Serie C Gold. Questa volta a farne le spese è stata la Virtus Aprilia, battuta appunto ad Aprilia per 65-56. Dario, quinto successo, alla vigilia abbiamo parlato di un banco di prova importante anche per chi si giocava in trasferta e la Stemar non ci ha deluso. Sì, stavolta è arrivata una vittoria non larghissima come invece era successo nel turno precedente, però come hai detto tu l'ennesima vittoria, la quinta consecutiva della Stemar che ha iniziato in maniera sorprendente il campionato è positivissimo perché davvero credo che quasi nessuno potesse aspettarsi un inizio di campionato così con sole vittorie. Però vittorie che sono meritatissime da parte del gruppo di Bondi che ha iniziato questa stagione come meglio non poteva, adesso deve cercare di vincerne un'altra per andare ancora meglio, poi vedremo dove potrà arrivare questa Stemar, sicuramente adesso il primo posto a punteggio pieno è meritato, ci sono però anche altre squadre insieme alla Stemar. E leggiamo appunto i risultati, la classifica del campionato di Serie C Gold dopo 5 giornate, Lazio San Paolo Ostiense 74-75, poi il blitz esterno della cestistica sul campo della Virtus Aprilia per 65-56, successo esterno anche per Zora che ha battuto la Tiber per 95-83, successo larghissimo interno dell'Anzio che ha battuto la PDB Roma per 80-42, successo esterno per l'Alfa Omega che ha battuto 69-66 il Fabiani Formia, poi la vittoria interna della Petriana che ha vinto per 79-57 sul Club Marino Lions ed infine il successo esterno della Visnova che ha vinto per 79-71 sul campo della Smith Roma Centro. Come diceva giustamente Dario, in attesa la classifica al gruppone formato da 4 squadre, si tratta della cestistica Civitavecchia, della Visnova, della Sora e dell'Alfa Omega, poi a seguire con 6 punti, quindi già c'è un salto diciamo di 4 punti, c'è San Paolo Ostiense, Anzio, Tiber, poi 4 punti per il Fabiani Formia, 2 per Lazio, Virtus Aprilia, Petriana e APDB Roma, chiudono la classifica a quota 0 punti il Club Marino Lions e la Smith Roma Centro. Dario, dicevamo di un primo posto in classifica per quanto riguarda la Stemar 90, avevamo parlato anche di un inizio tutto sommato agevole per quanto riguarda il calendario della Stemar 90, però insomma ottenere 5 vittorie, 3 delle quali ottenute in trasferta non è cosa semplice e quindi la domanda sorge spontanea, si nasconde la società e quindi anche Coach Bondi che però non ha mai dato obiettivi per questa stagione oppure ancora presto per poter parlare di un campionato di vertice? Credo sia ancora presto, siamo solo alla quinta giornata, nel prossimo turno ci sarà la sesta giornata, ovviamente si affronterà credo il Fabiani Formia, quindi un'altra formazione che si può battere, potrebbe arrivare la sesta vittoria. Io credo che alla fine del girone d'andata potremo dire davvero quale dovrà essere l'obiettivo della Stemar. Adesso credo possa fare un campionato di vertice o almeno entrare nei playoff, anche perché se non sbaglio sono 8 le formazioni che entrano nei playoff e i punti già che separano la prima, cioè la Stemar, dall'ottava già sono, dalla nona sono tanti, quindi playoff sicuri, lo possiamo abbastanza sicuri, almeno di un crollo incredibile da parte dei ragazzi di Coach Bondi. Dall'altro Dario, qualche partita l'abbiamo vista insieme alla Ricucci. Qualche novità, insomma, in particolare questa solidissima difesa introdotta da Coach Bondi, non che il precedente tecnico Tedeschi non abbia lavorato in questo senso, però insomma l'intensità che la Stemar mette in campo rende tutto difficile per quanto riguarda le formazioni avversarie. Sì, che infatti fanno sempre pochissimi punti contro la Stemar e da sottolineare che la Stemar è riuscita ad assorbire la partenza di Boffelli, io non ero così sicuro
che si potesse fare a meno di un giocatore come lui, invece finora ha dimostrato che sicuramente il nuovo gruppo creato da coach Bondi e dai dirigenti della Semar è di alto livello. Per quanto riguarda la partita vinta in casa della Virtus Aapilia, bene Campogiani a due di 14 punti, parliamo ovviamente dei punti messi al referto, bene anche Bottone che, sfruttando anche l'assenza di Del Buono che era alle prese con una bronchite, quindi non era in campo perché non si era allenato per tutta la settimana, non è stato convocato, ha sfruttato, diciamo, un maggiore minutaggio e ha messo a segno 10 punti oltre a una prestazione molto positiva. Dario, cambiamo argomento e dal basket passiamo al calcio a 5 perché è scesa in campo la Rosati Utensili, un risultato potremmo dire devastante per quanto riguarda la formazione nerazzurra che è in grossa difficoltà nel campionato di Serie C1 per quanto riguarda la posizione di classifica, ma anche perché questo 10-1 che è maturato sabato in casa della Virtus Stella Azzurra è davvero un parziale molto pesante da mandare giù. Sì, diciamo che la sconfitta alla vigilia era abbastanza preventivabile, non il risultato pesantissimo che poi si è verificato, anche se la Rosati Utensili che abbiamo visto in queste prime 6 giornate di campionato non è assolutamente una squadra competitiva per tanti motivi. Ovviamente le partenze di Cerrotta, Frusciante e Righini, lo abbiamo visto, non sono state assorbite ancora dal gruppo di Umberto Di Maio, i tanti giovani non si sono ancora integrati, il tempo c'è per rientrare ad essere competitivi, però bisogna fare anche in fretta perché dopo 6 giornate la Rosati Utensili è ancora ferma a 0 punti, ha perso 2 scontri diretti secondo me, quello con l'Anguillara dove sappiamo che perdeva 1-0 e poi è arrivata la follia di Presutti, e quello con l'Atletico Civitavecchia, quindi quelli sono 3 punti che però sono pesanti per gli avversari perché erano degli scontri salvezza. Adesso nel prossimo turno ce ne sarà un altro di scontro salvezza che secondo me è già decisivo, anche se siamo solo alla 7ª giornata, si affronterà il Carbognano che di punti ne ha 3, come abbiamo detto la Rosati Utensili è ferma a 0, quindi in casa, al palazzetto, bisognerà assolutamente vincere. Tra l'altro il caso avvenuto, insomma, a Presutti, che è stato squalificato per 3 anni, se non vado errato, per oltre 3 anni nel campionato, costringerà probabilmente la formazione di Umberto Di Maio a tornare sul mercato, perché insomma là davanti l'abbiamo visto anche nel derby che si è giocato al Palasport, qualche problema c'è insomma a buttarla dentro. C'è solo Tramontano che però non mi sembra in grande forma, sì il problema del gol esiste alla Rosati Utensili, con la Stella Azzurra è arrivato l'unico gol di Felicini, anche lui un po' in difficoltà in questo inizio di stagione, ma credo che lui comunque sia uno di quelli che possa far parte di questo gruppo e del campionato di C1. Ci aspettiamo qualcosa in più dagli altri, soprattutto dai veterani, anche se per esempio Sannino è stato uno dei migliori in questo inizio di campionato, mi aspetto qualcosa in più da Franchi, qualcosa in più da Bellumori, insomma sicuramente può fare di più, anche perché peggio credo sia quasi impossibile. Tornerà a breve anche Stefano Tangini, un ritorno importante, anche se c'è da valutare la forma, c'è da valutare la forma perché è fermo da tantissimo tempo. Quindi, però sicuramente la categoria l'ha fatta dare una mano, sì, probabilmente sì, la sicuramente può dare. È un giocatore che servirà assolutamente alla Rosati Utensili, e poi come hai detto tu si tornerà sul mercato, sarà difficile però comprare qualcuno di importante perché sappiamo che i soldi non ci sono, quindi arriverà probabilmente qualcuno del comprensorio, speriamo che possa dare una mano alla Rosati Utensili soprattutto davanti, perché poi dietro non è messa così male la squadra di Umberto Di Maio. Tornando a Stefano Tangini, non fosse altro insomma per qualche calcio di punizione da buona posizione, sì. Sappiamo tutti insomma sa, che col suo destro a giro l'appoggia sempre molto, sì, molto piano. A parte gli scherzi, Dario, io ti ringrazio per essere stato con me anche in questo inizio di seconda parte di Sport Time. Purtroppo adesso ci sarà la sostituzione, arriverà Giovanni Pimpinelli. Grazie a te, esco e quindi do il cambio. Del cambio. Sì. Del cambio a Giovanni Pimpinelli, che era al mio fianco a vedere la partita dell'Enel Asp, che ha perso la partita giocata sabato al Palasport contro il Monteporzio per 3-2, però una partita davvero stupenda tra le due formazioni. Noi alla termine della sfida abbiamo sentito l'allenatore
Fabio Cristini, che da una parte era contento per il punto maturato contro la capolista momentanea del girone F del campionato di B2, dall'altra insomma ha manifestato un po' di rammarico perché poteva anche terminare in modo diverso questa partita, con l'ASP che era vicina addirittura a chiuderla per 3-1 a proprio favore. Sentiamo Cristini a fine partita. Cristini, sapevate che non era una partita facile, però alla fine si era messa bene sulle 2-1, si era andati vicino a chiuderla per 3-1 e invece poi è arrivato il ribaltone da parte del Monteporzio. Un punto conquistato, due punti persi? Ma devo dire un punto conquistato perché questa è una squadra che sicuramente verrà ad alta classifica e quindi per noi fare punti contro squadre del genere è sicuramente importante in vista della classifica finale. Il rammarico è quello di aver visto una partita svanire così un pochettino io direi la maggior parte delle colpe ce le prendiamo noi, perché non siamo stati cinici nel chiudere il frangente quando eravamo sopra di 4 punti. Purtroppo va così, è un periodo in cui commettiamo troppi errori in ogni set, anche nei primi due sono stati un'infinità di errori. Penso che una volta risolto questo tipo di aspetto riusciremo a divertirci, poi quello che verrà lo scopriremo. Quanto pesa l'errore dell'arbitro nel finale di quarto set? La doppia che si è vista tutta, è evidente. Ma sì, è influente perché, cioè, è influente nel senso che comunque è importante, come lo poteva essere anche un errore sullo 0-0. Purtroppo la pallavolo, quando le partite sono combattute, viaggiano di pari passo, quindi ogni errore può essere importante. Diciamo che probabilmente si sono bilanciati le tipologie di errori, un po' di qua e un po' di là, però su alcuni diciamo sviste un pochettino più clamorose, probabilmente un arbitro, non dico di parte, ma soltanto un po' più attento e un po' più aggressivo, probabilmente avrebbe fischiato fallo. Buone risposte sono arrivate da Moni come palleggiatore, anche da Serafino, no? Sì, e da parte di Adriano diciamo che ce l'aspettavamo, perché comunque lui è un ragazzo che in settimana si impegna molto e diciamo ha sempre manifestato una buona personalità senza sentire troppo l'incontro. È capitato anche l'anno scorso, due anni fa, in vista dei derby. Per quanto riguarda Edoardo, sì, oggi è stato importante, ci ha dato sicuramente una buona mano. Lui deve capire solamente che bisogna essere decisivi e importanti sia in prima linea quanto in seconda. Una volta acquisita questo aspetto mentale, sicuramente durante la stagione ci sarà utile. Proprio con questa grinta, però, insomma, la salvezza si può ottenere. Sì, l'atteggiamento deve essere questo da parte nostra, ovvero quello che nel momento in cui affrontiamo una squadra forte, giocare in maniera spensierata e aggressiva. Poi se perdiamo la classifica ci può stare, se invece portiamo via punti come è successo oggi, lo mettiamo lì da una parte e vediamo alla fine se sarà stato importante o meno. Torniamo in studio dalla pallavolo, abbiamo sentito le parole di Fabio Cristini, è venuto a trovarci in studio Giovanni Pimpinelli, come promesso, al posto di Dario Curcio. Ciao Giovanni. Ciao Antonio, ritrovato. Buonasera a tutti. Giovanni, tra l'altro eri con me alla Palasport, abbiamo visto insieme la partita tra Enel Asp e Monteporzio Sciarze, partita che al di là del risultato, con la vittoria del Monteporzio al tie break per 3-2, è stata davvero molto bella ed emozionante e secondo me poteva finire anche in modo diverso, con l'Asp che è andata vicina a chiuderla per 3-1 e poi invece ha subito la rimonta nel finale. Sei d'accordo? Hai ragione Antonio, ha fatto una bella partita la squadra di Fabio Cristini, soprattutto nel secondo e nel terzo, nel quarto set, in cui stava per cercare di portare a casa l'intera posta, era avanti anche di 3-4 punti sulla formazione romana, quando era al quarto set sul vantaggio di 2-1, per cui doveva anche chiuderla magari con la partita di sabato scorso. C'è stato un po' di braccino corto da parte della formazione rossoblu, comunque ha giocato veramente bene e ha portato a casa un punto, anche se ovviamente ci sono i rammarici per non aver conquistato la piena vittoria. Abbiamo avuto anche una piccola discussione io e te sulla tattica adottata dalla squadra di Fabio Cristini. Secondo me doveva provare più a schiacciare la formazione. Doveva usare qualcosa in più, secondo te? Ma tu non sei d'accordo, perché sostieni altro, che magari bisogna appoggiare le palle nel campo avversario, perché la formazione del Monteporzio è una squadra molto grintosa, che ha dei giocatori molto possenti fisicamente, che magari ha sfruttato la propria potenza. Infatti vediamo le tante schiacciate difesa e ricezione, però non benissimo. Difesa e ricezione non difesa benissimo, difesa e ricezione non molto. La difesa ha fatto molto bene l'ASP, anche se anche in quanto riguarda la ricezione poteva fare qualcosina di più secondo me, però parliamo di dettagli. La partita è stata giocata molto bene da parte degli Aspini e c'è stato solamente questo piccolo particolare tattico che secondo me
poteva essere cambiato, sarebbe potuto andare anche peggio, però. Esatto, lo possiamo mai sapere. Ti voglio mettere la lente di ingrandimento su due giocatori, Giovanni. Da una parte Adriano Amoni, che ha sostituito Luigi Mancini, secondo me, insomma, autore di una buona partita. Non si è sentita l'assenza di Mancini. Si è sentita non per un colpa po'. Di Mancini, ma forse per colpa, tra virgolette, di Amoni. Di Amoni. E poi, tra l'altro, c'era Edoardo Serafino, che invece ha fatto una bella partita per quanto riguarda la fase d'attacco, perché in ricezione anche lui, insomma, ci... Il Monteporto ci ha giocato un po', perché insomma non era così perfetto per quanto riguarda questo fondamentale. Squadra molto cinica quella nero-verde che si è vista al Palasport, che ha cercato di puntare i giocatori che magari non sono migliori nella ricezione, soprattutto gli scacciatori, anche Stefanini in alcune circostanze lo hanno puntato, ma anche altri giocatori, infatti non puntavano mai per esempio su Priolisi, che ha salvato di tutto durante la partita, il libero di Ladispoli. E poi anche altri giocatori che hanno fatto molto bene. Non ho visto nessun giocatore che ha giocato male, in realtà, per quanto riguarda l'Enel Asp, che ha giocato molto bene. Secondo me, se giocherà sempre così, ecco, nono posto si può prendere. Ti dicevo, per quanto riguarda l'obiettivo da raggiungere, come hai detto giustamente te, il nono posto che garantisce il mantenimento della Serie B e non la retrocessione in Serie C, che invece toccherà le ultime 5 del girone, insomma, anche sfruttando il Palasport, che diventa un po' il fortino dove tutte le squadre possono lasciare punti, no? È come l'ha lasciato il Monteporzio, che era in testa alla classifica invece. Questo quindi... è un campionato molto particolare, perché è un campionato atipico che non si è mai visto negli ultimi anni e credo non si vedrà mai più, perché non ci sono né playoff né playout, né squadre che vengono promosse, squadre che vengono retrocesse, ma le prime 9 accederanno alla nuova Serie B, le altre 5 invece, diciamo, retrocederanno in Serie C, per cui nel giro di ritorno capiterà che magari chi è primo in classifica lascerà un po' di terreno. Questo è ovvio, perché non ha nessun vantaggio. Primi o noni non cambia nulla, per cui ovviamente cambierà mentalmente questa situazione. Sarà molto importante guardare le ultime 5-6 giornate in campionato quali saranno le situazioni delle avversarie delle NASP e delle proprie contendenti per quanto riguarda la zona di retrocessione. Però se l'Enel Asp giocherà così come si è visto sabato, come si è visto anche nel match contro la Fenice, e non come si è visto a Vigna di Valle contro il Club Italia, perché ci sono stati molti errori nel match contro la squadra che è stata allenata in passato da Fabio Cristini, sarà molto facile, secondo me, non facile, ma si può fare, lì vicini, puntare al nono posto. Era d'accordo con te, infatti Fabio Cristini, che abbiamo sentito insomma prima del tuo arrivo in studio, insomma, giocando con questa grinta possiamo tranquillamente raggiungere il nostro obiettivo. Per quanto riguarda invece il rugby, cambiando argomento, l'obiettivo l'ha praticamente raggiunto il Civitavecchia Rugby Centuncelle, che con la vittoria sul Colleferro per 35-10 ottenuto al Moretti della Marta, Giovanni ha messo un'ipoteca sulla pool promozione praticamente. Sì, purtroppo tra virgolette, diciamo così, per alcuni demeriti della squadra avversaria, con il Frascati non si è presentato nemmeno ieri a giocare, quindi sarà cancellato dal campionato, anche altre squadre che sono penalizzate per le questioni che abbiamo detto precedentemente legate alle formazioni giovanili. Però parliamo del CRC, perché la squadra di Granatelli e Gargiullo merita assolutamente di essere prima in classifica nella propria pool. E ieri si è sbarazzata facilmente della squadra del Correferro. Tra poco ascolteremo Granatelli, ci sarà anche una cosa molto particolare per gli amanti del rugby, che lasciamo per ora in sospeso, però è un dato, va comunque dato. Per il terzo incontro consecutivo il CRC subisce una meta nei primi 4 minuti. È successo contro la Capitolina, è successo contro l'Avezzano, è successo anche ieri contro il Colleferro, una disattenzione difensiva abbastanza macroscopica ha permesso alla formazione dei gufi di poter realizzare la meta dopo pochi minuti. Poi alla fine il CRC ha avuto la meglio, nettamente più forte di tutte le avversarie, questo dobbiamo dirlo chiaramente. Forse... è tornato a Sonofri, che dopo l'infortunio si è rivisto, ha realizzato due mete, ha giocato una splendida gara, anche se ovviamente nel finale poi si è macchiato di un giallo, ovviamente come sempre genera sgradevolezza la terza linea del CRC. È tornato Frizz dopo l'infortunio, anche lui ha realizzato una meta nel finale, è subentrato durante l'incontro. E abbiamo visto un CRC che ha fatto alcuni errori per quanto riguarda gli in avanti, con i giocatori che non riuscivano a palleggiare bene il pallone, hanno sbagliato alcuni passaggi. C'è stato anche un errore di Varani in contropiede, un errore non da lui, visto il giocatore che è il capitano della nazionale di rugby 7. Cioè, è andato in contropiede, un avversario lo stava inseguendo, lui ha pensato ad accentrarsi in modo tale da poter fare meta più facilmente e garantirsi un miglior
calcio per la trasformazione successiva, si è accentrato troppo, per cui l'avversario da dietro ha potuto contrastarlo, però il CRC, se va avanti così, può puntare decisamente alla Serie A. Giovanni, dall'altro, come sempre, insomma, l'inizio del campionato del CRC è abbastanza agevole, quindi è, da un lato, difficile mantenere alta la concentrazione e comunque affrontare squadre sulla carta meno forti, tranquillamente lo possiamo dire, del CRC. Poi inizia un vero e proprio campionato diverso, praticamente, con la pool promozione, una sorta di seconda parte di campionato dove le partite invece cominciano ad avere un peso diverso. Sì, perché poi ci verranno affrontate, come diciamo, con il tempo indicativo, perché sicuramente sarà così. Verranno affrontate formazioni campane, formazioni siciliane, un tipo di rugby diverso, più intenso, con giocatori che puntano più sulla fisicità e sulla tenuta anche dal punto di vista mentale e nervoso durante l'incontro, rispetto a magari al CRC, che con i giocatori che ha acquistato in estate provenienti dall'eccellenza, dalla Serie A, che hanno una tenuta tecnica maggiore rispetto a quella che è la normalità, hanno un punto di gioco diverso rispetto a quello delle squadre avversarie. Bisogna vedere questo, se il CRC riuscirà a tenere, soprattutto le trasferte difficili. Una la vedremo già domenica prossima, perché il CRC andrà a giocare a Paganica, forse la squadra più forte tra le altre del raggruppamento dove si trova ora il CRC, che però è stato penalizzato, ha avuto 8 punti di penalizzazione, quindi potrà dare poco fastidio per quanto riguarda la classifica alla squadra di Granatelli e Gargiullo, però sarà già un bel banco di prova per vedere cosa può fare questa squadra. È migliorato il CRC rispetto allo scorso Decisamente anno? Decisamente sì, è un altro livello rispetto all'anno scorso. L'anno scorso era una squadra che lottava e è arrivata a giocarsi lo spareggio per il passaggio alla Serie A, perché è stata la sorpresa del campionato, diciamo così. Quest'anno invece parte con tutti nettamente favorita, con tutti i giudizi migliori da parte degli esperti, degli addetti ai lavori. Quindi quest'anno ci aspettiamo che la squadra perlomeno raggiunga l'obiettivo prefissato, che è quello di andare a giocare alla finale, poi con gli ospiti che abbiamo avuto qualche settimana fa, che parlavano già di puntare direttamente alla Serie A, mi sono un po' sbilanciati. Sono sbottonati. Poi fra poco nell'intervista a Granatelli sentirete una domanda a cui chiederò proprio questo, facendo un ragionamento riguardo al match di ieri. E allora vediamo, c'era l'intervista che hai realizzato ieri al Moretti della Marta, l'intervista a Granatelli. Giampiero Granatelli, è arrivata la vittoria anche con bonus, però non siamo pienamente soddisfatti della prestazione della squadra. Troppi errori, forse soprattutto di palleggio, troppi errori con gli in avanti. Sì, abbiamo perso diversi palloni sul punto d'incontro nel primo tempo, sono stati molto bravi, il sostegno del recupero sul breakdown, e eravamo un po' più lenti. Abbiamo dominato in mischia e in touche, quindi abbiamo avuto i nostri possessi e abbiamo dato, diciamo, un'organizzazione diversa al secondo tempo. Io mi aspettavo una prestazione un po' diversa, perché siamo caduti anche nell'errore di alcuni calci di punizione dovuti a replicare verso l'arbitro e altri falli di carattere disciplinare. Però insomma, questa squadra non era sicuramente l'Avezzano piuttosto che l'Unione Rugby Capitolina, una squadra attrezzata, giocatori che vengono da fuori, anche loro insomma non è che stanno a guardare. Noi quando parliamo di noi parliamo di ragazzi Civitavecchia, ragazzi che vengono da Roma e dici sì, siamo una bella squadra, però insomma gli altri non è che ci stanno a guardare. Abbiamo fatto il nostro lavoro, dovevamo portare via la partita, l'abbiamo portata via. Troppi errori, questo sarà uno stimolo in più a lavorare in settimana su alcune situazioni. Contro la Capitolina avete subito a metà al secondo minuto, contro l'Avezzano al secondo minuto, oggi al quarto minuto. C'è un errore nell'approccio nelle partite? No, c'è un grosso errore, perché se i ragazzi mi avessero ascoltato su come e dove dovevano essere attenti, probabilmente non prendevamo questa meta. Questa meta è la fotocopia di quella che noi prendiamo contro la Capitolina, però la prendiamo già che siamo in gara, quindi voglio dire, in una situazione in cui siamo in gara. Se obiettivamente prendere una meta al quarto o al secondo significa poi dare quasi 40 o 50, 47 come la settimana scorsa, ci mette una firma. Ma questo però non dovrebbero vederlo i ragazzi, perché sono veramente nero per questa cosa qua. La dimostrazione della forza di questa squadra l'ho vista quando con le ferre era ancora in break e voi cercavate di puntare sempre a fare la meta anziché cercare di calciare le punizioni quando c'erano possibilità. Sì, è vero. Allora, un paio di volte mi hanno disobbedito e mi sono arrabbiato. Però a volte quando disobbediscono e sono molto lontani sanno che io non arrivo con la comunicazione, vogliono giocare, significa che si sentono sicuri di andare a fare quello. E se la sono sentita, perché sui drive mall
siamo stati forti, loro erano pesanti uguali, erano attrezzati uguali, erano abili a difendere aria, terra e quindi trovare delle soluzioni. Ci siamo adattati e andiamo a segnare anche quando loro si spostano, quindi significa che diventa indifendibile, 88%, 90% dei drive molle sono indifendibili e quindi questo succede quando si rischia troppo, come abbiamo fatto all'inizio, torniamo ai principi e facciamo la differenza. Oggi la sto intervistando anche perché lei è di Colleferro, quindi oggi lascia un incrocio. Lascia perdere, questa è una sfortuna perché io domani sera mi andrò ad allenare al campo e qualcuno mi saluterà, qualcuno mi saluterà, qualcuno mi dirà qualche parola dietro. Non è la mia sfortuna abitare a 50 metri dal campo. Io questa settimana non sono nemmeno andato ad allenarmi perché io faccio un po' d'atletica leggera e lì c'è un bel campo dove loro hanno il campo da rugby. Questa settimana ci riandrò, però vado sempre negli orari quando non ci stanno, perché qualcuno mi ha detto che li andava a spiare, allora ci mancherebbe, non ci andrò mai. E con le domande di Giovanni Pimpinelli ci siamo addentrati anche un po' nella parte tecnica, Giovanni, del rugby. Siamo entrati un po' nell'animo di Giampiero Cratelli, lo vediamo sempre così serio, così freddo nelle sue dichiarazioni, sempre emozionato quando ha ricevuto questa domanda su Colleferro, visto che è proprio originario della cittadina, provincia di Roma. Giovanni, chiudiamo questa seconda parte parlando rapidamente di windsurf, perché ad Abu Dhabi i ragazzi, come al solito, il gruppone formato di Civitavecchiesi, formato da Mattia Gamboni, Daniele Benedetti e Veronica Fanciulli, hanno terminato questa volta, dopo essere stati in Oman, ad Abu Dhabi per le finali della Coppa del Mondo. È arrivato un quinto posto per quanto riguarda Mattia Gamboni, un undicesimo per Daniele Benedetti per quanto riguarda l'ambito maschile, sesto posto invece per Veronica Fanciulli tra appunto le ragazze, sempre ovviamente per quanto riguarda la classe RSX. Ci avviciniamo alle Olimpiadi, quindi ormai manca poco. Manca poco, Giovanni, ormai manca poco. Mattia sembra lanciato rispetto a Daniele. Sembra essere più lanciato Mattia, però anche Daniele Benedetti nelle scorse occasioni non ha mancato di fare delle sorprese, per cui teniamolo sempre come mina vagante nel movimento italiano. Speriamo anche Veronica Fanciulli riesca a fare il meglio, si è ripresa, ha fatto delle buonissime prestazioni ad Abu Dhabi, per cui puntiamo anche su di lei. Alla fine sono stato forse un po' diplomatico nelle mie dichiarazioni, però è questo che penso al momento. Ed è giusto così, insomma, comunque un buon risultato da parte di sia dei due ragazzi che di Veronica Fanciulli per quanto riguarda questa finale che si è disputata ad Abu Dhabi. Giovanni, io ti ringrazio per essere stato in studio con me. Grazie a te, Antonio, un saluto a tutti. Prima di chiudere la puntata di Sport Time, vi annunciamo la telecronaca che andrà in onda domani sera alle 20.45, la sfida tra Enel Asp e Monteporzio Sharks, partita davvero splendida e molto combattuta tra le due formazioni che si sono date in battaglia al Palasport. È davvero tutto per quanto riguarda questa puntata di Sport Time, l'appuntamento con l'approfondimento sportivo di Telecivitavecchia è per lunedì prossimo sempre alle 20.45. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.